Al terzo tempo il caffè del Borgo con l'Accademia Borgomanero, che oggi ha colto una vittoria importantissima contro il Verbania. Sono qui il difensore Filippo Moia, con il quale facciamo un commento su questa partita. Sì, è una vittoria importante perché innanzitutto dà continuità all'ultimo periodo che fortunatamente, devo dire, i risultati stanno arrivando. All'inizio abbiamo un po' faticato a trovare la quadra come squadra, anche perché eravamo molto nuovi, però devo dire che ultimamente alle prestazioni stanno seguendo anche i risultati ed è importante dare continuità. Anche in Coppa in settimana comunque abbiamo portato a casa la qualificazione, oggi un'altra vittoria importante, quindi un momento positivo. Parlando col mister prima ho detto mi sembra l'idea un'accademia più operaia, meno fronzoli, più cinici, non so se sei d'accordo. Dunque, diciamo che sì, noi siamo una squadra tendenzialmente, ogni tanto tende a piacersi un po' troppo, no? E quindi soprattutto le prime partite, qualche pallone perso di troppo in uscita, qualche eccesso di confidenza che ci ha poi portato a subire magari delle situazioni negative che hanno compromesso i risultati. Adesso diciamo ultimamente stiamo diventando un po' più cinici in queste situazioni, quando c'è il momento delicato della partita, ad essere più concreti, e questo sicuramente aiuta. E tra l'altro la rosa lunga che avete a disposizione il mister la sta sfruttando al meglio, lasciando anche in panchina giocatori che solitamente sono titolari. Sì, beh, da questo punto di vista devo dire che il mister ha un'ampia scelta in quanto a giocatori e devo dire che anche i ragazzi che magari stanno giocando di meno, che per necessità anche della regola dei giovani hanno purtroppo trovato poco spazio nelle ultime partite, comunque rispondono sempre bene quando sono chiamati in causa e questo devo dire è un valore aggiunto notevole per noi. Per un commento tecnico con Leinardi, cosa ci dici questa vittoria? Ah no, strameritato sto giro, niente da dire, fortissimo il Verbania, molto fisici, bei giocatori, visto dalla panchina ovviamente, però oramai il gruppo sta diventando sempre più solido, sono dei bei ragazzi, bravi ragazzi, amici soprattutto, poi vabbè con i piedi che si ritrovano è anche più facile giocare per loro, fisicamente sia il Chicco che li sta mettendo in forma, il mister si è messo sul pezzo, quindi è normale che ci vada del tempo, è una squadra nuova adesso, bene o male il gruppo c'è, siamo diventati una famiglia come si dice, quindi tirano fuori anche dell'oro, che ce ne hanno tanto dentro, e per questo i risultati adesso si vedono, un po' meno fioretto ogni tanto, usano la clava, come ha detto lui, in gerghi più tecnici, i risultati si vedono. E mi sembra, come ha già detto anche lui, che anche chi va in panchina non storce il naso quando si fa è chiamato in causa dal tutto il meglio che può. No, giusto, siamo una squadra, con il semista siamo 20 giocatori, non 11. L'hanno capito tutti, e anche chi entra 3 minuti e conquista i 3 punti è quel mattoncino che serve per fare la casa, tra virgolette, per avere un'idea. Tutti sono consci di quello che valgono, che sia un magazziniero, un massaggiatore, un mister, tutto mettono il loro, ma tutti sono praticamente, fanno parte di questo progetto e i risultati si vedono. Grazie mille. Figurati, grazie.